Buongiorno, Biblioteca Lazzarini, come posso aiutarla? Salve, buongiorno. Avrei bisogno di un aiuto. Mio figlio deve fare una ricerca per scuola sui castelli. Avrei bisogno di sapere se avete qualche libro sull'argomento. Certo, vediamo assieme come si fa la ricerca. Per prima cosa andiamo sul sito della biblioteca. Il secondo link in alto è quello del catalogo. In questa pagina che ci si apre, clicchiamo sul primo link, che è il catalogo dei libri e dei multimediali. Quanti anni ha suo figlio? A 10 anni. Bene, quindi possiamo fare questa prova. Cerchiamo Castelli come parola del titolo e poi in questa sezione in basso andiamo a filtrare per sezione ragazzi e bambini. Clicco su Esegui e ci dà 22 risultati. Come vede, questa ricerca però non è molto precisa. Ci sono, assieme a libri pertinenti come questo, Castelli e Fortezze, ci sono anche dei libri di narrativa come questo e quest'altro. In questo caso possiamo entrare nella scheda di un libro che è invece quello che ci interessa e vedere che parola chiave è stata usata per collegarlo a tutti gli altri libri dello stesso argomento. Se clicco su questo termine sotto il campo soggetti, Castelli, libri per ragazzi, ci dà un elenco alfabetico di tutti i soggetti e se riclicchiamo sul termine che ci interessava, ci dà in questo caso una ricerca molto più precisa, con solo 10 risultati, ma tutti pertinenti. Tra questi c'è qualcosa che le può interessare? Molto probabilmente il quinto, perché mio figlio, oltre a una ricerca sui castelli, deve fare anche una ricerca sui cavalieri. Perfetto, entriamo nella scheda e come vediamo, nella scheda completa ci sono due collocazioni, una della Biblioteca Nord e una della Biblioteca Lazzarini. La collocazione della Biblioteca Lazzarini è questa. In questo caso il libro va in prestito, ma per il prestito ridotto, il che vuol dire che va in prestito per soli 15 giorni anziché 30 e non può essere prorogato. La disponibilità invece ci dice che il materiale è in questo momento presente in biblioteca e disponibile. Ah, perfetto, allora posso passare a prenderlo il prima possibile. Benissimo, arrivederci allora. Grazie mille, arrivederci. Ciao.